Ciao a tutti, il gioco che oggi vi mostrerò è Armello. L'ho preso credendo fosse una sorta di Heroes of Might and Magic, e invece si è rivelato un sorprendente board game che mi ha subito ricordato Talisman. A mio parere, i due punti che lo rendono superiore sono: il primo è che la partita dura un numero finito di turni, il secondo è che la morte del proprio personaggio non è nulla di così drammatico, perché continuerà a mantenere l'equipaggiamento e i bonus precedentemente guadagnati. La storia è che il re ha contratto una maledizione che lo stava consumando e facendo impazzire, e i giocatori vestiranno i panni di uno dei quattro eroi che si contenderanno il trono. Ogni giorno il re perde uno dei suoi 10 punti ferita. Il gioco termina quando il re muore, di morte naturale o meno, oppure se viene curato. Il gioco è uscito l'anno scorso, la versione che stiamo provando qua è la versione 1.6 con il DLC con tutti i personaggi aggiuntivi. All'inizio dobbiamo scegliere il personaggio da utilizzare, ognuno con le sue caratteristiche e le proprie abilità speciali. I punteggi sono la potenza in combattimento misurata in dadi, i punti ferita, l'ingegno che determina il numero di carte che possiamo tenere in mano e la potenza magica. Ogni giorno ha due turni di gioco, uno diurno e l'altro notturno, in cui ogni giocatore dovrà spendere i suoi 3 punti azioni per muoversi e combattere. Queste missioni servono principalmente per aumentare permanentemente i propri attributi e eventualmente anche recuperare qualche ricompensa particolare. Le carte possono essere gialle per l'equipaggiamento, rosse per gli intrighi e verdi per gli incantesimi. Ad eccezione di quest'ultimi, che hanno un costo in punti magia, ogni carta ha un suo costo in oro per poter essere utilizzata o equipaggiata. Le monete d'oro si possono acquisire o conquistando villaggi o come ricompensa di un dungeon. All'inizio di ogni turno, se di notte, il re acquisirà un punto corruzione. Di giorno invece subirà una ferita e emetterà un editto per ostacolare i giocatori. Completando le missioni o sconfiggendo mostri o giocatori si guadagnano punti prestigio. Questi punti sono importanti perché il giocatore che ne avrà di più, oltre a scegliere uno dei 2 editti del giorno, vincerà la partita nel caso in cui il re resti imbattuto e muoia di morte naturale. Qua iniziamo ad equipaggiare il nostro eroe. E qua siamo inciampati in un altro contendente al trono che non abbiamo visto perché di notte nei boschi non è possibile vedere i propri avversari. Abbiamo fatto più ferite di coso e quindi abbiamo vinto lo scontro. Se l'avessimo ucciso avremmo preso un altro punto prestigio. Con le missioni e con le ricompense di dungeon è possibile acquisire anche le carte blu, che sono sostanzialmente i gregari che forniscono ulteriori bonus al personaggio.
Come accennato prima, siccome siamo il giocatore con più punti prestigio di tutti gli altri, adesso abbiamo la possibilità di selezionare uno tra i due editti del re. All'inizio del turno ripinguiamo il mazzo in modo da avere un numero di carte pari al nostro punteggio ingegno. Queste possono essere anche spese durante i combattimenti o le sfide con il re per forzare il risultato di un dado con il simbolo riportato nell'angolo in alto a destra. Oltre agli altri contendenti, il giocatore potrà affrontare o le guardie del re o le bestiacce nere. Le prime, se uccise, vi faranno perdere un punto prestigio. Le seconde ve ne farebbero guadagnare uno, ma caso vi riuscissero a uccidere, vi farebbero accumulare un punto corruzione. Questi punti sono generalmente una rogna, perché durante i combattimenti chi ne ha di più ha un bonus in dadi pari al punteggio di corruzione dell'avversario. Inoltre, se si arriva ad accumularne 5, non si può più godere delle zone di cura sparse alla mappa. Nel complesso le regole non sono molte, sono semplici e offrono una buona profondità di gioco per partite che possono durare dai 30 ai 50 minuti se in multiplayer. This should be interesting.
Beh, a questo punto possiamo passare alla fine della partita. Spero di avervi dato un'idea di come funziona il gioco e alla prossima.